Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro CiccioGamer89, siamo tornati su Clash Royale. Ragazzi, vi invito subito a lasciare un bel pollicione in su. Vedevo di è una faticaccia pazzesca, raga, perché sta appresso alle posizioni alte di questo gioco veramente un dito su per lì, che non vi sto a dire perché. Come potete vedere ho fatto un sacco, non so cosa sia successo, ma no, non voglio vedere i replay anche perché non te l'ho detto. Allora, vedete, vittoria, vittoria, sconfitta, vittoria, vittoria, sconfitta, vittoria. Poi ho avuto un drop di quelli bestiali ieri sera, ragazzi. Non avete idea. Ho provato tanti deck, per il momento quello che funziona è questo qua. Quello col pecca, con il domatore, eccetera, eccetera, eccetera. Ho tolto il razzo e ho inserito la sfera infuocata per rendere il deck un pochino più leggero. Signori, apriamoci intanto questi due bauli, in particolare questo magico che ci potrebbe dare una sorpresa, magari, o comunque qualche epica buona, a me andrebbe anche bene. Vediamo un po' se riusciamo, no, non riusciamo a trovare la leggendaria assolutamente, ma dato la funghia, vabbè, un baule che non ci serviva a niente. Stiamo procedendo con il baule del clan, andiamo a fare le nostre tre partite e vediamo quanto scendiamo questa mattina, perché è mezzogiorno e un quarto, ho staccato ieri sera alle 2 a giocare a Clash Royale, quindi non è che sia passato così tanto tempo, ma in realtà è passato tanto tempo. Potrei anche pensare a un eventuale rush con il domatore, diciamo che così in realtà mi piace, perché sono andato a fermarmi diverse carte. Io provo ad utilizzare le mie povere cartine. Ok, vi devo dire che tutto sommato non sono così scontento del risultato, perché ho comunque il deck abbastanza buono, almeno per il momento, per contrastare lui. Le frecce l'ho volute tirare perché comunque sapevo di potermene andare un attimo in vantaggio. Ora sicuramente voi vi starete chiedendo: sì Ciccio, ma adesso tu stai un po' nella merda, perché quando ti tirerà l'orda tu starai inzeppolato. Ci avete ragione, assolutamente vero. Però c'è... esatto, io questo volevo anche capire dove mi tirava. Ok, perché io c'ho anche, in realtà, vi spiego. La sfera infuocata è stata reinserita nel deck perché ho notato che il razzo, hanno capito un po' tutti, che gira tantissimo ultimamente. Quindi, inserendo nuovamente la sfera infuocata, comunque riesco a contrastare anche orde, eccetera, eccetera. Sono sicuro che in questo caso, se ritiro il domatore, cosa che invece devo fare per forza, devo fare per forza... Allora, qua ho un po' pippato. Io vi dico sempre, quando dico che ho pippato è perché in realtà ho pippato, perché io volevo prendere anche... volevo prendere anche l'estrattore, perché adesso, vedete, ritorniamo sempre al discorso di prima, che la gente giustamente cerca di andare in vantaggio. Vi dico, qua è un po' catastrofica la cosa, ve lo dico senza timor alcuno. Perché? Perché là, secondo me, io non riesco a fermare, a prescindere... sarà molto complicato da riuscire a... No, ma che ho... Raga, ho sbagliato completamente. E vabbè, viva la France, che vedevo di... Ormai è andata così. Non volevo neanche che mi attaccasse da questo lato qua, sinceramente. Quindi purtroppo capita. Purtroppo, dai, purtroppo capita. Non è che ci dobbiamo dire niente di incredibile o cose varie. Purtroppo può capitare un errore del genere. Siamo riusciti, non ci credo neanche io tanto, a risolvere sto problema. Provo a lanciare tutto quello che possiedo, cioè praticamente tutto quello che ho. Ora, ragazzi miei, ora, che cosa vogliamo fare? Cioè, preghiamo qualsiasi dio onnipotente. Raga, ho failato una sfera infuocata. Che devi fare? Se non failavo quella sfera infuocata era vinta. Che devo fare, raga? Sti cazzo di diti, porco due, i famosi diti.
E questo mi dà fastidio, raga. Mi dà fastidio perché tante volte il gioco è scemo. Cioè, tu gli dici una cosa, poi dite perché premi più volte. Vi ricordate quando mi dicevate? Ah sì, ma perché premi più volte? Perché premo più volte, raga? Per questo. Basta una sfera infuocata. Già è successo più di una volta. Basta una cazzo di sfera infuocata e ti si rigira la partita in un fottuto attimo. È qualcosa di inverosimile. Veramente, raga, è qualcosa di inverosimile. È pazzesco, raga. Pazzesco. Io rimango sempre allibito quando vedo queste cose, perché poi sono errori miei che potrei tranquillamente risolvere, che purtroppo però poi non riesco a risolvere. Questo mi dà un gran fastidio. Guardate quel domatore per quanto è rimasto in vita e quanti danni mi sta facendo a quella torre. Questo è stato ottimo. Dai, che tanto questa la andiamo a riperdere per un soffio, è sicuro. Poi sapete che ci ho messo la sfera infuocata perché ho visto parecchi moschettieri. Ne ho visti tanti, raga. Ne ho visti una valanga infinita. Vedete, questo però secondo me è giocare scorretto. Questo per me è un po' giocare scorretto. Ovviamente sto scherzando. Non è che è giocare scorretto, perché per carità. Però tutti sempre il solito deck, tutti solita rottura di palle, tutti solita roba. Questo sicuramente ci dà una grande mano in quello che volevamo fare, perché in realtà sono abbastanza contento del risultato, se posso dirvi la mia. Sono abbastanza contento. Lui ha la tronco, ma secondo me due hit riusciamo a dargliele. Anche perché vedete, lui sta cercando di andarsene completamente sopra di Elisir, ma io cercherò di non permetterglielo questo, perché quella là la devo assolutamente distruggere, per forza. Cioè distruggere, almeno quantomeno danneggiare e fargli sprecare a lui roba preziosa. Vedete, questo è quello che intendevo io. Questo è quello che intendevo io, ragazzi. Capito? Adesso il mio compito, ovviamente, lo so che mo mi tirerai tre moschettieri, lo so perfettamente. Lo so. Però il mio compito in questo momento è quello di resistere con tutte le poche forze che ho. E diciamo che ci stiamo riuscendo anche, perché lui non ha più la superiorità di Elisir. E questo a noi comunque giova a favore. Se avessi avuto il golem di ghiaccio sarei andato da un'altra parte. Questi li possiamo dichiarare comunque tolti dalle palle, se così possiamo dire. Sarebbero due vittorie. Io le calcolo come due vittorie. Voi no, giustamente, però calcolate, per me queste sono due vittorie. Va bene, va bene, va bene, va bene. Andiamo a fare la terza. Il deck è buono in questo momento, perché comunque anche la sfera infuocata è importantissima, ma tutto il deck è molto buono per il momento. Purtroppo la prima è andata come doveva andare, ragazzi. Purtroppo, che ve devo dire, ho appena finito di giocare Rainbow Six, ho lanciato qua la sfera infuocata cattivissima. Perché non so se avete notato, ma c'aveva la cattiveria dentro qua la sfera infuocata. Ovviamente non ho il domatore per rushare. Sapete che le cose belle arrivano tutte insieme, quindi mi aspetto grandi cose sinceramente da questo ragazzo qua. Mi aspetto delle grandi, grandissime cose. Danni glieli abbiamo fatti. Possiamo procedere comunque a fare così. Qualche danno ce lo beccheremo. Provo stupidamente, perché secondo me in questo caso è essere abbastanza stupidotti, ma in realtà no, mi ha detto bene, perché ho spinto il pecca, il mini pecca sotto torre. Cioè ho visto proprio, lui voleva andare sotto al moschettiere, però gli hanno detto no, a noi ce ne frega niente, tu devi morire male. E gli hanno detto proprio così, raga, non è che gli hanno detto in maniera differente, eh. E ha detto tu devi morire male. E allora è andato sotto torre e via. Ci ha fatto comunque comodo, eh. Ci ha fatto comunque comodo. Vedete, lui adesso è costretto a difendersi con questo qua. Infatti immaginavo che lui mi potesse tirare qualcosa del genere. Vado a coprirmi le unità in questa maniera, così gli ho fatto sprecare roba in più, che a noi comunque ci piace come premessa.
immaginavo nuovamente l'arrivo del moschettiere, ma lui non si immaginava probabilmente, in realtà forse sì, ma io ho l'asso nella manica, guardate quel mini pack, quel mini pack è molto forte, sempre detto. Paf! Uno di Elisir e io ho mandato giù tutto. Ovviamente secondo me lui sarà in vantaggio nell'overtime, di tanto anche. Però questo attacco qua, che possiamo definire mezzo rush, che comunque rush non è, potevo anche tirare effettivamente parlando una sfera infuocata cattivissima, che comunque l'ho tirata a prescindere, vedete gli sto facendo perdere tantissimo tempo e secondo me questa è stata un'ottima cosa. Vedete, cattivi cattivi come se non ci fosse un domani. Presi tutte e due, che per noi è ottima come questione. Le frecce mi aiuteranno tantissimo. Non tiro... O se no sì, ma che mi frega, scusate. Perché non dovrei tirare? Perché non dovrei? Ma invece sì, perché no? Quindi credo che in realtà gli abbiamo buttato giù. Purtroppo no. Ma sì, invece la voglio buttare giù. Ma guarda un po', così te impari, sono dispettoso, va bene? Raga, sarebbero state 3 vittorie. Va bene comunque, abbiamo ripreso i trofei, siamo andati sopra, 5043. Non so, siamo quasi primi, c'è Rick sopra, ovviamente saluto tutti i miei clan di tutti i giochi. Signori, io dico che direi che l'appuntamento di oggi può finire qua. Spero che il video vi sia piaciuto, a me è piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, pollicione in su, commentate, condividete. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Al prossimo appuntamento col vostro CiccioGamer89. Ciao ragazzi!